Buongiorno, bentornati, benvenuti in un nuovo Vlogmas. Perdonatemi se ieri non ho girato nulla, ma stavo malissimo. Avevo preso tipo una sorta di virus intestinale, vi giuro, è meglio che non siete stati con me ieri. Avete visto lo stesso un video perché ho fatto uscire la recensione della palettina iconica, quindi dai, alla fine me la sono imbastita direi egregiamente. Ma oggi devo assolutamente portarvi con me perché vado a fare una cosa molto special, molto strana, che non ho mai fatto. In qualche vlog passato ve ne ho già parlato, quindi chi si ricorda bene, altrimenti dovrete aspettare qualche per me oretta, per voi minuto. Mi sono appena svegliata, tant'è che ancora non mi sono messa gli occhiali, quindi non so neanche come sono ripresa i miei capelli, non lo so. Cioè, sempre Gwenda nel letto, non vi preoccupate. Che poi alcuni mi hanno detto nei vlog: se Gwenda esce, ragazzi, certo che esce Gwenda, solo che non è che, cioè, vi riprendo il cane che esce, perché non ha senso. Io lo porto sempre al parco qua sotto. La mia pelle è di nuovo glowy. Questo non è sebo, ma è glowy. Perché ieri ho riutilizzato il siero notturno di Pixi e mi sono fatta anche tipo tre maschere. Quindi ogni volta mi risveglio così. Quindi adesso mi sciacquetto un attimo, poi colazione. Gallettine di mais, questa volta a dimensioni praticamente normali. E l'altra volta non tutti avevano capito che stavo parlando di questa, che è la nocciolata. Io prendo quella. Con il latte c'è anche senza lattosio. A me non piacciono le cose dolci, infatti questa non è troppo dolce. E soprattutto è molto più buona della Nutella, a mio parere, al mio modestissimo parere. Qui adesso faccio colazione, ne faccio due. Nel mentre mi guarderò un video su YouTube. Momento trucco, e oggi per truccarmi voglio utilizzare la collezione nuova di Mulac. Eccola qui, questa è una delle palettine che si chiama Shanti. Qui c'è tutto il resto della box, come potete vedere, è strutturata in questo modo. Ieri ve l'ho fatta vedere benissimo su Instagram, poi vabbè la vedrete penso in questi giorni. Ci sono delle cose pazzesche. E appunto voglio provare questa palettina, quando oggi stranamente si è messa lì. Ve la faccio vedere un attimino al volo, abbastanza neutri, e poi vi faccio vedere il risultato. Penso di utilizzarli tutti tranne l'argento e l'oro. Come vedete, il trucco che ho fatto, aspettate che mi tolgo gli occhiali, è molto 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 semplice. Mi piace molto questa palettina. Sulle labbra invece ho messo Christmas Cookie di Jeffree Star, che è questo qua. La cosa bella di questa collezione nuova di Mulac, che trovate ancora scontata sul sito, quindi se volete prendere qualcosa andate ora, è che sono uscite anche due matite occhi, e una di queste è quella nera che ho messo qua. E ce n'è anche una color burro. Oggi proveremo se rimarrà così per tutto il giorno. Adesso mi vesto perché non dico che sono in ritardo, ma ragazzi, siamo arrivati. C'è anche la mia accompagnatrice di fiducia. Ciao. Tu che devi fare? Devi solo accompagnarmi? Non lo so, forse magari una tac 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 martellatina al naso me la faccio da. Ragazzi, sono molto 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 in ansia. Poi magari dopo vi spiegherò un attimino meglio perché vi ho parlato della cosa del seno, ma devo sentire bene ancora alcuni dettagli, cioè è sicuro al 99,8%. 80%. No, se mi Ammazza. dice che non le fa come le voglio io, ciao, Ma cioè sei rimango così. curiosa di, Ma certo, come se non mi conoscesse. Quindi adesso andiamo, poi ne riparleremo dopo. Allora, Giulia ha trovato questo sketchbook dei principessi. Allora. Questa è la sala d'attesa. Sì. Comunque siamo qui esattamente da un'ora e qualcosa e ancora stiamo aspettando. La cosa non sta iniziando bene. Disegno di Queen Bee. Allora, innanzitutto le tette devono essere grandi. E una un po' che va verso l'altro. Quindi, ecco qua. Come sei brava a Poi, la disegnare? dita deve essere stretta e i fianchi un po' più larghi, così vedi, in Ma sei questo brava! modo. Poi l'ombelico lo spostiamo un po' più in Esatto, su perché tu. perché è troppo basso Esatto. e mettiamo E un un. bustino fino a qua, ok, Ok. con un po' di lacci in questo modo, così. Tutorial. Poi ho bisogno di un piede e un tacco a Sì, piede da spina. fatina. E poi la faccia deve essere abbastanza drag, quindi ciglione. Ecco noi cicciottelle oggi. Abbiamo preso la pizza. Sei happy? Sì, molto. Finalmente, avevamo una fame. Allora, guys, girls e tutti quanti, non so bene come mettermi, perché se mi metto qua si vede il volante. Se mi metto qua si vede il volante. Comunque, sono appena tornata in macchina e io come una scema, 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 mi sono scordata la borsa di palestra, quindi adesso devo tornare a casa e prenderla, così appunto vado, anche perché io avevo l'appuntamento all'una per fare questa prima visita, no? Che poi dopo vi spiegherò meglio. Alla fine di tutto,
siamo andate a finire alle 3. Quindi siamo tornate adesso, almeno io sono tornata adesso, tra metro, metro e metro, che sono quasi le 5. Cioè io almeno conto di arrivare in palestra per le 5. Il bello è che abbiamo appunto pranzato alle 3:30, quindi sono ancora tutto mezzo sullo stomaco. Quindi corro a casa, prendo le cose. Noi ci risentiamo più tardi, quando tornerò da palestra. Prima volta in vita mia in cui andrò truccata, perché non ho neanche il tempo di struccarmi. Ma appunto volevo dirvi delle piccole cose riguardanti la matita di mula, che vi avevo detto mi piaceva un sacco perché è straniera. Ma adesso vi faccio vedere, mi tolgo gli occhiali e avrò il solito segno, perdonate. Vi faccio vedere che, allora, qui è rimasta, qui verso la fine tutta completamente colata, anche qua davanti. Peccato perché mi piaceva, ma fa questi grandissimi effetti collaterali. Tornata a casa, devo mettere un po' a posto. Ma mi è arrivato un ordine che ho fatto da Amazon con tutti questi gusti di bolero, dei polvere granulari famosissimi perché vanno a dare i gusti all'acqua e hanno tipo 2 calorie, una cosa del genere. Quindi è per chi non riesce a bere tanto, io ero solo curiosa di provarle. E Gwenda le sta leccando tutte. Ho provato a mettere questo qui alla pesca. In realtà c'è scritto una bustina per 1,5 litri. Questa qui è 1,5 litri, ma come vedete sta tipo qua. Quindi ho provato a metterne giusto una versatina, raga. È super intenso, cioè questi ti ammazzano. Quindi se lo prendete ve ne consiglio poco. Ma questo devo dire è molto buono. Comunque prima di andare in palestra, come vedete, mi ero struccata almeno il viso. E poi mi sono arrivati altri 2 pacchetti. Uno è di Maybelline con alcune cosette che mi mancavano per il tutorial di Natale, che ci sarà breve, quindi sono molto happy perché sto pensando a un look un po' particolare. E poi un mega pacco di Asos che ho comprato l'altro giorno e già non mi ricordo che cosa c'è dentro. Ho scartato le cosine che ho preso. Il primo è questo maglioncino di New Look, cercherò di farvelo vedere nel miglior modo possibile, che come vedete è nero, è morbidissimo e ha tutte queste righe colorate con scritto C'est la vie e mi piace un casino, anche perché io di solito questi maglioncini qua, a contrario delle felpe, le prendo della taglia giusta, cioè che siano morbide ma non troppo oversize. Infatti ho preso un M ed è perfetta. Poi questa è l'unica cosa su cui sono un po' incerta, perché è una gonna fatta di maglia fine con i bottoncini davanti e lo spacco. Io però voglio prendere il telefono così li vedete indossati, perché sennò non si capisce. Quindi adesso ve le faccio vedere così, poi andiamo sul telefono. Poi questo invece è un vestitino, diciamo così, con le maniche a 3/4, ha queste maniche così ampie e il collo alto, una cosa che io adoro. Poi ho preso questa salopette di jeans con fatta a gonna, che è stupenda e non ce l'ho. E questi, altra cosa su cui sono incerta, sono dei jeans. C'era soltanto anche di questa la 46, quindi la devo provare. Questi invece sono di Stradivarius. La gonna è questa e mi piaceva proprio, vedete, messa così col maglioncino, lo stivaletto. Questo qui è di Asos, 19,99. Poi questo qui è il vestito, poi sono sicuramente più bassa di questa ragazza che è pazzesca. E sempre di Asos, 21,99. Il maglioncino invece è così, New Look, 29,99. I jeans così, a me non staranno mai così però dettagli, 19,99, quindi anche il prezzo è buono. E poi questa è la salopettina, 31,99. Secondo me è un po' eccessivo, ma il jeans viene sempre un po'. Quindi adesso mi provo le cose e vedo come mi stanno. Dopo poi vi parlo un attimo della visita che ho fatto stamattina. Poi vabbè, Giulia mi ha accompagnata perché mi vuole bene. Anche lei voleva sentire per il naso, voleva insomma capire se si poteva fare, perché lei vorrebbe che non fosse piatto ma tipo un po', capito, con la conchetta qui. Quindi insomma io ero super imbarazzata, perché mi immaginate, cioè mi sono dovuta spogliare. Non è che proprio mi sentivo a mio agio. Lei invece insomma che parlava, chiedeva queste cose, quindi è stato un po' imbarazzante. Il chirurgo da cui sono andata a sentire, tra l'altro primo e unico che ho sentito finora, è Bellioni, che sta appunto qui a Roma. Tantissime, quando ho iniziato a parlarvi di questo argomento, me lo avete consigliato e vi siete trovate bene, quindi ho detto andiamo a sentire da lui. E qui sotto naturalmente poi voglio leggere sempre i vostri pensieri a riguardo, non nell'operazione in sé ma proprio del chirurgo, cioè datemi qualche indicazione, qualche esperienza. Dopo vi parlo un po' di quello che mi ha detto a grandi linee, perché poi era soltanto la prima visita di informazione. Provo messa mantenuta e vi ho aspettato per prendere il sushi. Io prendo sempre questo sashimi e questo roll con avocado, Philadelphia salmone e mandorle sopra, con salsa teriyaki extra perché un po' una fissa ultimamente. E nel mentre ho cominciato a guardare Legacies, che è lo spin-off dello spin-off di The Vampire Diaries e relativamente lo spin-off di The Originals. Infatti qua vedete Hope
e devo dire che per ora mi sta piacendo abbastanza e sono alla quarta puntata. Dopo la mia fantasmagorica scenetta, stasera, visto che è venerdì, c'è la finale di Bake Off. Io l'ho seguito un po' così sfalsato quest'anno, però c'è mio maritino, cioè Damiano Carrara, ragazzi. Penso non esista uno più perfetto, quindi devo seguirlo. E nel mentre vi parlo un attimo appunto di quello che mi ha detto oggi il chirurgo. Mi ha spiegato che ha una forma di seno che si chiama seno tuberoso, quindi è una forma un po' particolare a sé. Per correggere questo difetto deve essere fatta una mastopessi, che è diversa dalla mastoplastica, che sarebbe molto più semplice, perché nel caso della mastoplastica, che è quella un po' universale che fa la maggior parte delle donne, si incide, si mette la protesi, stop. Nel mio caso invece si deve fare un'incisione a T, che va quindi anche sull'aureola insomma, e poi appunto che scende sotto, e un pezzettino nella parte sotto. È un po' più complicato per quanto riguarda dalla guarigione, però è l'unico modo per risollevare, riappiccicare nella giusta posizione, che mi ha detto appunto che per una ragazza di 20 anni in teoria non dovrebbero essere così. Quindi appunto dovrei fare mastopessi e mastoplastica. La degenza massimo una notte, quindi una cosa relativamente tranquilla. Poi vabbè, prendere antibiotici. Io ho spiegato che io non riesco a mandarle giù le pasticche. Mi ha detto nel caso ce ne sono tante altre di cose, quindi bene. Forse mi preoccupava più questa questione che tutto il resto. L'unica cosa è che mi ha detto c'è un'attesa di 4 mesi minimo, che non è un problema di tempistica, perché non è che c'è una fretta che dice oh mio Dio lo devo fare. Il problema è che se io devo operarmi tra 4 mesi, quindi vale a dire verso aprile, a parte che uno devo partire, devo andare a Parigi, due è il mio compleanno, tre comincio a fare caldino e io non voglio avere punti, drenaggi e chi più ne ha più ne metta quando fa caldo, perché io soffro tantissimo al caldo e quindi mi dà molto fastidio stare già impedita tra virgolette, e in più con questo ulteriore impedimento nel caso si andasse troppo in là con le tempistiche. Io vabbè, sapete, non ho problema di andare al mare o altro perché non è la mia attività principale estiva, anzi a me non piace andarci, lo sapete. Quindi appunto nel caso dovesse andare troppo in là si passa poi direttamente a magari settembre, ottobre, anzi settembre, dato quest'anno che ha fatto più caldo di agosto, direi che passiamo direttamente a ottobre del 2019, quindi si aspetta un po' di più, però almeno si ha tutto il tempo. Non lo so, devo appunto ancora valutare, io sentirò anche qua sotto le vostre esperienze. Quindi spiegata un pochino questa cosa molto 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 velocemente, però poi ci sarebbero tante cose da dire. Metto sul PC real time, quindi andiamo nella sezione live di Dplay e ci guardiamo Bake Off, che è appena iniziato. Io vi dico subito, spero vinca Irene perché secondo me è la più top. Mi sono struccata e mi sto facendo una maschera. Questa qui è la Coco Clear di Hello Body, che è una delle mie preferite. Questa la faccio almeno due volte a settimana. Adesso continuo a guardarmi Bake Off, ma volevo dirvi che è uscito, per chi è fan o comunque vi piace, è uscito il trailer di Avengers 4 e vi dico che io ancora non l'ho visto perché me lo voglio godere con calma. Mi sono appena data un'occhiata sulla maschera, cacchio. Bene, sì ragazzi, cioè ha vinto Federico. Io non me lo sarei mai aspettata, non per niente, ma perché Irene è la mia favorita. No vabbè, devo un attimo analizzare. Nel mentre, oltre alla maschera di prima, mi sono fatta anche questa, quella che contiene i pezzetti di oro. Infatti guardate qua sul naso come brillo. E sulle labbra invece ho lo scrub sempre di Hello Body. Me lo sto tenendo un po' su dopo che ho fatto lo scrub. Detto ciò, io con questo vi do la buonanotte per oggi. È stato un vlog un po' così di ripresa dopo la giornata di ieri. Spero comunque vi sia piaciuta, vi sia piaciuto stare di nuovo in mia compagnia, perché oggi mi avete chiesto in tantissimi mal vlog, non vi preoccupate, torneranno. Detto ciò, mega bacione, ci vediamo domani. L'unica cosa che ci siamo dimenticati oggi è di aprire la casellina, ma praticamente ho un momento in cui ho perso il calendario, ecco perché. Quindi domani se lo ritrovo la apriamo due. Wow.